Poi qualcuno mi spiegherà perché, ma correre col tapirulante e correre in realtà sono un'altra cosa. Tapirulante mi faccio 40-30 minuti, tranquillo. Qui sono 10 minuti, sto già cotto. Ragazzi, intanto lui, sono contento di conoscerlo perché è una delle persone più gentili che mi ha mai contattato. E soprattutto questo giocatore di basket, come stai, caro? Bene, grazie. Ti stai divertendo, Charm? Tantissimo, grazie a Omar. Grazie, l'hai visto qualche pesciolino bello? Sì, tantissimi. Vabbè. Che escursione ci ha fatto fare? La mutuata nel deserto. Ti è piaciuta? Sì, ma poi con la cena particolare è fantastico. Allora, mo quando ti rivedi nel video scrivi i commenti sotto. Quando sei a casa in Italia ti rivedi in questo video e mi scrivi un commento, va bene? Ok. Grazie mille, caro, un bacione. Ragazzi, siamo oggi facendo un po' di shopping da Ravin. Questo si trova a Ghirena City e Sharm el Sheikh. Hanno degli articoli carini, ma soprattutto si possono fare dei buoni affari. Ho trovato queste polo. Queste qui sono in cotone, queste sono poliestere e cotone. Questa è cotone, l'ho pagata 300 pound egiziani, sono praticamente 15 euro. Cotone egiziano, come sapete, è uno dei più famosi al mondo. Stavamo al negozio sotto, che ho comprato un'altra magliettina, e c'è scritto dentro Stradivari, Made in Egypt, perché poi tanto di queste brand, Stradivari, Zara, le fanno fare in Egitto, quindi probabilmente quelli avranno trovato una della fabbrica che c'era dei rimasugli e li hanno comprati. Quindi insomma, se siete in zona e volete comprare qualcosa di carino, Ravin, non è una zona al Ghirena City che sta sopra Namo Bay. Vedi? Quindi praticamente attraverso qui puoi scendere a Namo Bay, lì c'è Fares, ristorante di pesce famoso, insomma. Io qua c'avevo un locale, chi mi conosce lo sa, ho dei sentimenti agrodolci per questo posto perché è stato gestito, è stato malissimo, tanto è vero che non so se riuscite a vederlo, ma questa è la terrazza esterna, una volta era tutta piena, i locali andavano fino a dietro l'angolo, hanno chiuso tutti, quelli che sono rimasti tranne Fares sono tutti i caffè che hanno fallito e la gestione del posto ha preso e ha rilevati dai proprietari che scappavano. Vabbè, siamo partiti dalle magliette e siamo finiti. Stay positive, c'hai ragione, fai zen, stay positive. Abbiamo trovato un altro negozio adesso che c'ha veramente bei capi, tutto egiziano, però molto un po' radical chic, un po' salotto a Roma, se c'hai tipo lattico, capito, come tuttora argentina, ti fai il prosecchino. E questo guardate che costa 30 euro, però bello, bel materiale, un po' ispirato probabilmente dai colori del deserto, sono un po' colori abiti che ti porteresti appunto in un'escursione, molti sono in lino, quindi ideali per il caldo. La compagnia si chiama Mitara, l'ho vista adesso. Veramente, vedo solamente capi da donna, però molto carino. Guardate questo che bello. Guardate che caruccio. Bravi proprio. Ispirato un po' ai temi medio orientali. Poi qui hanno cose anche... Lisa! Si può vedere? Che c'hai tu? Figa! Non ti piace? Non mi piace. Designer è libanese. Il material... Quindi il designer è libanese. Siamo qui con Danilo e Mohammed a Namo Bay. Mo fra un po' Danilo entra al Pascià, abbiamo incontrato Mohammed. E come stai, Mohammed? Ciao carissimi. Com'è la vita all'Aquila? All'Aquila è eccezionale, ma qua ancora è Sharm unica al mondo. Sharm è bello. Sharm non esiste, ma fatta per gli italiani, sinceramente. Senza gli italiani questa come il deserto, è morta. Che cosa gli dici agli italiani che hanno paura di venire in Egitto? Ma che paura, devono venire qua come la seconda casa. A divertirsi. Questo è un posto per divertimento, per la sicurezza, niente. Questo è il più sicuro sulla terra. Sharm è il più sicuro sulla terra. È vero, venite, guardate ragazzi, il video del muro che c'è intorno a Sharm, la sicurezza è molto, molto seria. Grazie mille, Mohammed. Grazie. Ci vediamo allora. Bocca al lupo. Ciao, caro. Ciao, caro. Al Farsh caffè, questa atmosfera magica, una vista fenomenale. Salutiamo Omar con Sharm el Sheikh, guarda che ma lo stesso, no, mentre ci vedo.
lasciando uscire, guarda che mare. Questa è realtà, non stai a sognare. Mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello in beduino.